Dario, ma è comunque stato presente e ci ha aiutato, in particolare Danilo Rona, Claudio Raggio, tutti gli altri che hanno partecipato e che hanno, cioè, mi hanno permesso di raccogliere una mole elevatissima di dati. È stata la cosa più difficile, è stata riuscire a entrare nella città, insomma, un ragazzo nuovo, giovane, e quindi c'è un po' questa reverenza nei confronti di ciò che è passato, e invece loro mi hanno aiutato tantissimo, Enzo e Enzo Premonato, gli altri mi hanno permesso di capire un po' di più di questa città. Quanto ci hai messo? La gestazione del film, quanto ci hai messo poi realizzarlo? È stato un anno e mezzo di lavoro, in fase alterna, ma complessivamente ha coperto un anno e mezzo di lavoro. La cosa curiosa è che siamo partiti ad aprile del 2010, dicevamo, ma no, insomma, forse la crisi non è un tema così, potrebbe durare, potrebbe avere una visione così nel futuro, sicuramente quando parleremo di questo noi saremo già a ve le spiegate. E invece, guardando adesso anche con voi, mi sono accorto che, come dire, siamo un po' nell'attualità ancora, siamo ancora, è attuale, insomma. Sono contento nel senso che sicuramente il lavoro non è stato superato dagli eventi, però mi pare che ci sia molto da fare. Quello che a me ha colpito molto nel film è che nonostante si veda questo continuo accanimento contro la memoria della città, lui ha avuto uno sguardo molto disincantato, si sta al metro. Io ho sentito i sospiri di molte persone quando si è visto il video dell'abbattimento della seconda torre della Borsellino, che era vicino a me, anche spremuto la lacrima. E poi gli stessi sospiri che si sono visti col ponte della Cittadella, le risatine invece un po' di schermo per il teatro comunale che è ancora chiuso. Però queste, come si interpreta in maniera positiva questi? Come si inverte la rotta con quell'augurio che ha fatto una delle più intervistate? Sicuramente ricordare quello che avevamo può essere il punto di partenza. È chiaro che ora non l'abbiamo più. Il mio lavoro, credo, era quello, è stato quello ed è stata voluta come cosa di raccontare ai miei concittadini che cosa è stato. Io l'ho scoperto, magari molti di voi in realtà lo sapevano già, ma è solo fatto di essere qua, di emozionarci ancora per quell'immagine che poi tutto sommato non ha una valenza artistica particolare. Ma credo che sia quella l'energia giusta, emozionarci, magari le lacrime sono giuste, devo dire, sono contento che ancora abbia questa forza. Partiamo da qui, magari sarebbe auspicabile non commettere gli errori del passato, forse questo è uno dei messaggi. Chiamiamo Fulvio Gatti? No, perché? Sei comparso nei titoli di ringraziamento e hai scritto anche... Io ho capitato di credito tra capo e collo. Non vuoi? Alessandro ci teneva. Ci teneva? Dai. Ma io sono un po' allora, dai. Fulvio Gatti, un applauso. Durante le interviste, durante la preparazione con le persone che ci hanno aiutato, gli storici e gli studiosi, mi ha gestito, insomma, questa avventura. E poi a un certo punto ti ho detto, Ale, tu non lo porti in fondo questo. E sono felice di essere sbagliato. Perché ho una credita ben versata, può capire da un amico a volte sarà qualcosa. Riccardo Magnani, perché sono una persona che scelta di Riccardo, prima di tutto un amico, posso farti una domanda? Che cosa ne pensi? Come ne parlato? È difficile che un politico si faccia una domanda così. Io sono qua in quanto amico paterno di Alessandro, non in quanto politico, perché dire che il video mi è piaciuto sarebbe superato perché appunto parto da un giudizio che non è obiettivo, essendo amico di Alessandro, io sono contentissimo per te, per quello che hai fatto e soprattutto perché in generale, perché di consolio sempre dovevo di fare registi, quindi vedere che negli anni, ci conosciamo da tanto tempo, stai portando avanti questo obiettivo mi rende di gioia per quello e soprattutto
come essere io invece quello che mi piace, cioè un ragazzo della nostra città giovane realizzi un qualcosa della sua opera artistica, in questo caso è la regia, qualcosa che parla della nostra città, quindi già questo è una cosa positiva in generale. Per quanto riguarda il film ci sarebbero tante cose da dire e tante analisi da fare. Sicuramente credo che uno degli aspetti, se vogliamo fare un'analisi della situazione economica, insomma, come chiedevi, una delle frasi che più mi ha convinto, non ricordo chi l'ha detta, è quando si fa l'analisi che la crisi attuale che noi stiamo vivendo, che sta vivendo l'Europa, che sta vivendo il mondo occidentale, effettivamente non incide così tanto sulla realtà economica delle Sannia, se non può incidere su tutte le altre realtà. E questo perché? Proprio perché non siamo una realtà industriale. Quindi, paradossalmente, forse, il fatto di non aver avuto quel tipo di sviluppo, perché tu dicevi che in regione noi assistiamo a crisi industriali costanti, purtroppo ogni giorno, non c'è giorno che io come gli altri non siamo coinvolti a seguire un'azienda che sta chiudendo, a seguire i dipendenti di cassa integrazione, a vedere intere città che rischiano il parcollo proprio perché hanno basato l'intero sviluppo sulla realtà industriale. Il fatto che Alessandria non sia diventata una città industriale, forse adesso come adesso, è anche quello che ci tiene più fuori da una certa crisi. Perché noi abbiamo poche aziende qui, ma la fortuna che abbiamo ad Alessandria è che le poche aziende che abbiamo qui sono molto solide. È una cosa che non è diversa da Vito, perché giustamente tu l'hai incentrato più sull'aspetto anche emozionale, sull'aspetto giusto della borsa, che più che realtà industriale da intendersi come realtà su cui poteva svilupparsi la città, rappresenta il simbolo dell'identità alessandrina nota nel mondo. E quindi il fatto che sia finita la realtà è un colpo all'identità della città, più che allo sviluppo della stessa. Ma le aziende che noi abbiamo, le più grandi le conosciamo, c'è la, insomma, abbiamo la Michelin, abbiamo la Qua, abbiamo la Padiera, abbiamo la Ex Montelli, insomma, sono realtà industriali che ancora assumono. E questa è la grande controtendenza che ha Alessandria rispetto ad altre realtà del mondo. Per restare nella nostra provincia, noi abbiamo una realtà come quella di Casale Monferrato, che invece ha avuto uno sviluppo industriale importante sul settore del freddo e su altri settori, che ora sta rischiando tracollo, se ne parla poco, ma la situazione è veramente pesante. Era la Mocciniano per la crisi dell'RDP, ci sono 80 famiglie che sono sull'astrico perché l'azienda è più d'aria, con 80 dipendenti faranno per strada. Hai fatto vedere il video di Space Jam, voglio dire una cosa positiva, perché a volte la politica fa dei disastri, hai fatto vedere alcune cose, poi ripeto, io sono qui come tuo amico, quindi quando ci sono delle cose, l'amministrazione che l'ha fatto, c'è cioè, delle volte la politica fa qualcosa di buono, perché la Space Jam, che l'anno scorso appunto ha visto questa speculazione di questa grande multinazionale, la Zoomtopic, che ha acquistato l'azienda locale, la Space Jam, nota del mondo, l'altro importante marchio alessandrino che ci ha resi famosi ovunque, perché comunque la Space Jam è una delle torri giornali di luce, la Space Jam ha illuminato i principali monumenti del mondo, è stata acquistata da questo gruppo internazionale, la Zoomtopic, che l'ha acquistata per chiuderla, semplicemente per non dare la produzione. Bene, in quel caso la politica è riuscita a fare qualcosa perché tenere alta l'attenzione sul Space Jam, portare i imprenditori di tutta Italia non solo ad occuparsi della questione, ha fatto sì che oggi le professionalità per lo spessero quasi tutte siano state ricollocate. Mi ha sempre molto rimesso, chi ha Roma, chi non ha un'azienda che ha una storia, quindi a volte qualcosa di buono si può anche fare. Ma detto questo, l'altro punto, la nota triste del filmato, è quella che hanno detto in tanti, che il problema di Alessandria è che Alessandria è una nuova identità, cioè la classe politica, studiare di quello, chi ha amministrato negli anni questa città, forse se ha fatto un errore è stato quello di non saper dare una connotazione alla città di Alessandria. E poi chiudo perché l'esperienza, ti dico, io un anno e mezzo che sono in regione mi sono accorto di una cosa, sono un novellino lì dentro perché sono più giovane, sono uno di cui consigliere al primo mandato, ma io prima di fare delle valutazioni tendo sempre a cercare di capire, ascoltare, vedere come sono gli altri, valutare. La grande differenza che c'è tra il territorio dell'Alessandrina e altri territori del Piemonte è che mentre lo si vede in consiglio, mentre altri consiglieri regionali, ad esempio, su tutti della provincia di Cuneo, della provincia di Verbania, mentre in altre zone del nostro Piemonte la politica fa sistema prima di tutto per il proprio territorio e poi per l'ideologia, i partiti, quando si è in quel caso a Torino in regione si dovrebbe cercare di lavorare tutti per portare qualcosa a casa più che dividersi in base al colore politico, mentre altri territori lo sanno fare molto bene, penso al Cuneese che infatti è uno sviluppo che non è paragonabile al nostro, il territorio alessandrino questo non lo sa fare. Non lo sa fare né come classe politica né come all'interno della stessa provincia come sistema delle città. Pensiamo al tema della logistica, una delle vie di uscita per lo sviluppo di Alessandria, di cui si parla da sempre, la logistica sfruttando il piano industriale eccetera eccetera eccetera, poi però girando per la provincia si scopre che lo stesso discorso lo parla sempre a Cortona, lo stesso discorso lo parla sempre a Vigure, lo stesso discorso lo parla sempre a Casale. E quindi capisci che il problema è proprio questo, che non c'è un sistema territoriale che ha saputo sviluppare tutto il territorio
lavorano insieme per la conflittualità nel nostro territorio, sia politica che partitica, sia proprio tra interessi delle varie realtà cittadine che ci sono, che non ha saputo dare al nostro centro-zona, quello che c'è dentro il nostro territorio, della nostra città, uno sviluppo, diciamo, gestito e in qualche modo programmato. Questo non significa che non si possa fare per il futuro, ma bisogna essere positivi prima di tutto perché siamo giovani e secondo perché si vuole essere positivo non deve fare la politica, quindi bisogna sempre pensare che si possa fare meglio. Complimenti Alessandro. Sì, si può. Qualcuno, devo dire un'altra cosa, se mi permettete. Nella prima versione c'era uno speciale su una persona che oggi non sarebbe comunque potuta essere, e si chiamava Dino Rocco. E c'era uno speciale sull'alluvione. C'era lui, io ci tenevo ad averlo, purtroppo ce l'hanno portato via prima. Ce l'hanno portato via. Ce l'hanno portato via qualche altro simbolo di questa città prima di poter intervistare. Però ci tenevo così a ricordarlo insieme a voi. E non è detto, dato che abbiamo questa mole di diversione di interviste, di registrato. Un episodio più due di Alessandria, magari solo Alessandria, consegnando Detroit all'altra parte dell'oceano. Ecco, grazie. No, aspetta, perché l'ultima domanda che volevo fare, se nessuno vuole intervenire, e questo, cioè, qual è la vita di questo documentario? Dove andrà? Cosa ci succederà? Beh, sicuramente siamo in attesa che qualcosa si muova ad Alessandria, perché fondamentalmente è stato realizzato per questa città, con un'ottica, permettetemi, forse all'estero, perché, come si dice, nessuno è profeta in patria. Insomma, penso che chi ha una visione molto, come dire, stereotipata dell'Italia, vedendo un documentario del genere, si possa comunque arricchire, capire che cos'è forse un po' di più la provincia italiana, non per forza di essere, cioè, è sicuramente un paradigma di molte città del nord, del centro Italia, del nord Europa, del centro Europa. Adesso mi viene in mente città come Ivrea, come Vercelli, che hanno avuto un mondo analogo e che ora si trovano anche loro un po' spaesate. Sicuramente girerà nei festival, ho un breve contatto, ci siamo detti qualche mail sul New International Film Festival, vediamo che cosa succede. Naturalmente se si presenta qualche sponsor, qualche persona che ha apprezzato particolarmente il progetto e mi dà una mano, sono ben felice.